Buongiorno a tutti ragazzi, come vi siete svegliati nella giornata che andrà a regalarci l'ultima partita di questo 2023? Io sono abbastanza carico, anche perché, devo dirvi la verità, ho voglia di vedermi la Juve, a maggior ragione dopo lo stop di ieri dell'Inter, per capire quanto siamo pronti noi. E voglio sottolineare questa cosa, e voglio evidenziare questa cosa, perché sarebbe necessario parlare di noi, e non delle parole di Acerbi. Non delle parole di Acerbi. Non starò qui a ripetere che cosa ha detto Acerbi. Qualcuno le ha lette come parole di paura del difensore dell'Inter. Può essere, sicuramente l'Inter ha paura della Juventus. Sicuramente si guarda alle spalle e vede una squadra che rimane lì, nonostante tutto. Sicuramente, senza ombra di dubbio, l'Inter ha già dichiarato per bocca di tanti protagonisti, presidenza, dirigenza, anche qualche giocatore, che l'obiettivo è la seconda stella. Si guarda alle spalle, c'è una Juve che non sta mollando un centimetro. Ha paura, certo, ci mancherebbe altro. Però attenzione, Acerbi fa un giochino che è il gioco più vecchio del mondo e noi dovremmo conoscerlo molto bene, questo gioco, perché è lo stesso gioco che sta facendo la Juventus, la dirigenza, la presidenza, Allegri. Sta cercando di togliere le pressioni dall'ambiente e darle a qualcun altro. È il classico giochino che ha sempre fatto Mourinho. E oggi c'è proprio Mourinho che viene a Torino per giocare una partita che potrebbe aiutare l'Inter. È il classico giochino, il più vecchio del mondo. A livello comunicativo Acerbi ha sganciato una bomba. Ha sganciato una vera e propria bomba. Non è vero che l'Inter vive solo di parametri zero. Non è assolutamente così. Poi vi posterò una tabellina riassuntiva, ma non è vero che l'Inter vive solo di parametri zero. E tra l'altro questa nuova politica dell'Inter è proprio quello che ha permesso ad Acerbi di arrivare a vestire la maglia nerazzurra, perché si cercava un difensore di esperienza senza un particolare costo, quindi abbordabile, e se lui è lì è proprio per quel motivo lì. Ma questa è un'altra storia. L'Inter pareggia Genova, non ottiene il risultato che vuole e Acerbi, con quell'uscita mediatica, riesce a fare due cose contemporaneamente. Far dimenticare la partita dell'Inter. Non si parla già più di campo, si parla già più del fatto che l'Inter sia stoppata, Sta roba è già passata in secondo piano, perché? Perché Acerbi ha detto quelle cose lì. E in seconda battuta, buttare pressione sulla Juventus, che invece deve ancora giocare. Non dimentichiamoci che noi che la partita con la Roma non l'abbiamo vinta, non abbiamo recuperato punti sull'Inter per via dello stop dell'Inter di ieri sera. Cioè questa cosa non è ancora avvenuta. Noi questa partita dobbiamo giocarla e vincerla, assolutamente. Poi, che le parole di Acerbi possano contenere un fondo di verità, e cioè che la Juventus ha fatto degli investimenti sul mercato e quindi non dovrebbe nascondersi, dovrebbe lottare per vincere il campionato, beh, questo è per me un dato di fatto, ma non ve lo dico io, ve lo dicono i dati. Vi porto questa tabellina che è il riassunto di quelli che sono stati gli ultimi tre calciomercato della Juventus e dell'Inter, cioè le tre stagioni da quando Allegri e Inzaghi sono andati ad allenare queste due squadre. E secondo me i dati parlano chiaro, cioè la Juventus ha fatto il suo mercato, così come l'ha fatto anche l'Inter. Poi l'Inter è stata più indirizzata verso le cessioni, ha dovuto farlo per forza di cose. La Juventus invece è stata sempre un pochettino meno spendacciona, possiamo dire così, e sul fronte cessioni sempre qualcosina c'è stato, ma la differenza qua sta anche nelle proprietà, sta nell'aumento di bilancio che c'è stato da parte di Exxon nei confronti della Juve, invece sta in tutte le difficoltà che hanno anche i dirigenti dell'Inter, la proprietà dell'Inter, insomma, poi si aprono mille spiraglie come eventualmente gli ingaggi di determinati giocatori, l'età di determinati giocatori, per dire qui, e i dati sono presi da Transfer Market, potete andare a controllare anche voi, manca nell'Inter il riscatto eventuale di Frattesi, che sicuramente andrà a pompare verso l'alto gli acquisti nelle prossime stagioni. Poi, se vogliamo dire che Juve e Inter sono due squadre poverine che non fanno mercato mai, secondo me non è vero, poiché l'Inter abbia fatto un mercato anche con i parametri zero, beh, questo è un dato di fatto. Ma perché? Perché l'Inter ha scelto una strategia più orientata verso dei giocatori d'esperienza, che magari guadagnano anche degli stipendi più elevati, piuttosto che andare ad investire determinate cifre su dei cartellini, come magari sta facendo la Juventus, o cercando di dare fiducia ai ragazzi del vivaio. Sono strategie differenti, non ce n'è una migliore o una peggiore, ma Acerbi, con quella frase, secondo me non ha evidenziato la paura che all'Inter, non ha nemmeno sminuito i compagni, perché poi ha speso parole d'elogio per Thuram, per esempio, dicendo non mi immaginavo fosse così forte.
Acerbi ha fatto il discorso di Allegri, ha guardato solamente i nomi, ha detto tanti nomi sono andati via, erano nomi importanti. Acerbi con quelle parole lì sta cercando di buttare tensione sulla Juventus, sta cercando di tirar fuori l'Inter invece da questo momento difficile. Attenzione, non caschiamoci, non deve essere questo l'argomento del giorno. Questo deve essere soltanto un modo come un altro per mantenere alta la concentrazione. E allora cerchiamo di immergerci all'interno di questo Juventus-Roma che, devo dirvi la verità, a livello di dati non è così esaltante. Lo sappiamo, Juve e Roma non sono le due squadre più divertenti del nostro campionato. E quindi oggi faccio qualcosa di diverso. Vi porto sì il match program, eccolo qui. Abbiamo tutto il confronto di quelli che sono i dati, la Roma segna e subisce più della Juventus, la Juve però tira di più in generale nella porta in totale, la Roma fa più assist, più passaggi, leggermente più possesso palla, va un po' più sulla tre quarti, insomma siamo lì, l'unica differenza è che la Juve crossa meglio e crossa di più perché comunque ha una percentuale più elevata di cross effettuati e riusciti rispetto alla Roma, ma non cambia tantissimo. Alcuni dati secondo me da prendere in considerazione sono i seguenti: sono le due squadre che parano di meno in Serie A. Juventus e Roma sono famose comunque anche per un certo tipo di approccio più difensivo rispetto che quello offensivo. La Roma è pari al Napoli al primo posto per gol segnati dalla panchina. E questo è un problema perché significa che non è solo la formazione iniziale della Roma che dovrebbe essere composta davanti da Lukaku, Dybala. All'Allianz Stadium scende in campo quella coppia che per anni si è provato ad assemblare o che per anni è stata legata perché Lukaku doveva arrivare dopo la cessione di Dybala e poi Dybala doveva rimanere, arrivare Lukaku. Insomma, ci sono state un po' di incroci, di intrecci del destino per questi due calciatori. E stasera vedremo quella coppia per la prima volta scendere in campo proprio a Torino. E dobbiamo sperare che faccia peggio possibile, perché non dobbiamo assolutamente rischiare di perdere un'occasione d'oro, perché è un'occasione d'oro questo pareggio dell'Inter. Veramente un'occasione che non pensavo potesse capitarci, abbiamo l'opportunità di, ma dobbiamo rimanere concentrati, dobbiamo sapere le difficoltà di questo incontro qui. La Roma, tra le altre cose, sì, ha un approccio difensivo, ma rimane il terzo attacco migliore della Serie A in questo momento. Quindi attenzione, un dato secondo me clamoroso da prendere in considerazione è quello relativo agli ultimi 15 minuti di gara. Quindi se siete cuori deboli al minuto 70 o giù di lì, prendete il telecomando e spegnete la televisione perché potrebbe finire non benissimo, perché la Roma negli ultimi 15 minuti di gara su 30 gol segnati, la Roma ha segnato 30 gol in campionato, negli ultimi 15 minuti di gara, sapete quanti ne ha segnati? Di 30? 15 gol segnati negli ultimi 15 minuti su 30 gol fatti. E voi direte, vabbè, vuol dire che va a scoprirsi dietro, vuol dire che diventa più facile da attaccare, quindi potremo andare a segnare. No, ne ha subiti 4 negli ultimi 15 minuti. Sono numeri assolutamente in linea con tutti gli altri dei gol subiti da parte della Roma. Così come sono in linea gli ultimi 15 minuti della Juve. La Juventus ha subito soltanto 3 gol nell'ultimo quarto d'ora. Però c'è un però, e cioè che è comunque il peggior dato della Juventus nei quarti d'orario. Poi ripeto, sono in linea, sono 3, magari a volte ne sono presi 2, a volte 1, quindi non è che c'è chissà quale bomba della Juventus negli ultimi 15 minuti che le permette, che la manda in blackout e le fa subire gol. Ma la Roma è forte in quell'obiettivo lì, La Roma vuole portarti la partita a quel punto lì, negli ultimi 15 minuti, dargli la svolta decisiva. Stiamo attenti a questa cosa qua perché è assolutamente importante. Per finire, la probabile formazione. Allora, non grandi sorprese. Vabbè, Cambiaso è squalificato e già questo secondo me deve essere un campanello d'allarme per la Juve, perché Cambiaso è stato uno dei giocatori migliori, secondo me, fino a qua in stagione. Szczęsny in porta, Bremer, Gatti e Danilo in difesa, Kostic a sinistra e Weah a destra, McKennie, Locatelli, Rabiot e il centrocampo, lo sapevamo, Vlahovic di punta, e c'è un ballottaggio, perché qui vi ho messo Yıldız, perché sembra orientato verso una maglia da titolare dopo il bel gol segnato a Frosinone, e mi piacerebbe tantissimo vedere Yıldız titolare. Però il ballottaggio è con Chiesa, e stiamo parlando di un giocatore importantissimo per la Juve. Vi dico la verità,
A me piacerebbe magari un centrocampista in meno, che ne so, UEA, con McKennie a destra, per far giocare sia Yildiz che Chiesa alle spalle di Vlahovic. Dico la verità, anche Kostic mi sembra un pochino appannato in questo momento, quindi un'opzione anche per Kostic non sarebbe male. Però l'idea, immaginarmi sia Yildiz che Vlahovic che Chiesa insieme, devo dirvi proprio sinceramente, non mi dispiacerebbe e credo che possa essere anche qualcosa in grado di scombussolare un po' i piani della Roma di Mourinho, perché Mourinho è un allenatore che, come Allegri, guarda molto gli avversari, cerca di basare molto la partita sugli avversari e quindi sorprendere questa tipologia di allenatore sul preparato può essere una chiave importante. Io direi di aver detto tutto quello che dovevo dire. Lasciamo stare Acerbi. Ha detto delle cose, alcune non corrispondono al vero, altre fanno in modo che chi se ne frega. Lo dice perché lo vuole dire. Lasciamolo lì. Pensiamo a noi. Lasciamolo lì. Pensiamo a quello che dobbiamo fare. Rimaniamo concentrati dal primo al 90esimo, perché, come vi ho già detto, la Roma negli ultimi 15 minuti diventa un diavolo, diventa un disastro. Rimaniamo ancorati all'idea che stasera abbiamo una possibilità incredibile per chiudere bene l'anno e poi quello che sarà, sarà. Non possiamo ovviamente prevederlo. Però la Juve è lì e non bisogna mollare di neanche un centimetro.